Komatsu. Yuna e Taka saranno lì. Combattimento. Osho, Tosho! Yuna, sei tu? Ce l'hai fatta. Cos'è successo qui? Dov'è Taka? Con i superstiti di Komatsu. I mongoli sono giunti giorni fa, facendo prigionieri e uccidendo chi si opponeva. Ora tornano per finire l'opera. Era solo l'avanguardia. Il resto della truppa sarà presto qui. Dobbiamo andarcene. Ora. Possiamo difenderla. Cosa? Ci serve la fucina di Komatsu e la sua gente. Se vuoi, puoi andartene. No. Sono stanca di fuggire. Portami dagli altri. Sono sopravvissuti. Qualche famiglia. Per lo più fabbri e contadini. Poco abili in combattimento. E tuo fratello? Non riuscirebbe a far male neanche a una mosca, ma non dirglielo. Come fate a essere così diversi? Te lo racconto dopo, davanti a un bicchierino. Stavo mettendo gli abitanti al sicuro quando i mongoli hanno intrappolato qui una di loro. È viva. È finita. Niente più mongoli per ora. Vieni alla fucina con noi. Sarai più al sicuro. La fucina funziona? Sì, ma non possiamo accenderla. Il fumo rivelerebbe la nostra posizione ai mongoli. Possiamo usarlo per attirarli e combattere in un'area che controlliamo. Non si aspettano di trovarti qui. Lord Sakai! Yuna! Taka! Ho pregato gli dèi di proteggervi. Lo apprezzo, ma è il tuo aiuto che mi serve. Yuna me l'aveva accennato. Uno strumento. Per Lord Shimura. Lo tengono prigioniero al castello di Kaneda e devo liberarlo. Nell'ombra. Furtivamente. C'è una fucina in città. E tu sei un fabbro. Il migliore. Potrei riuscire a creare qualcosa. Però non c'è tempo. I mongoli non prenderanno Komatsu. Resteremo qui. Mi serve Yukio, il mio aiutante. Ma ci siamo persi. Dov'è? Penso stesse cercando sua moglie in città. Troverò Yukio. Yuna,
Pronta a combattere. È nata pronta. Chiharu, io sono. Sì, serve aiuto a Taka. Seguimi. Non posso. Mia moglie è al fiume con sua sorella. Raggiungiamole, presto. Di qua. Statemi vicino e fate ciò che dico. Giù. Ui! Arvo! Avanzate, svelti! I mongoli sono qui! Restate qua! Manda Yuki. È vivo. Seguimi. A Taka serve tuo marito. Mutsu, amore mio. Yuki, pensavo di averti perso. Sei ferita? Quell'uomo sembrava un animale o un demone. Silenzio. Andiamo alla fucina. Statemi vicino. Yukio! Ci ha salvati, Taka! Grazie, mio signore. I mongoli sono qui. Dov'è Yuna?
È andata a recuperare una famiglia nella casa oltre il fiume. Non è tornata. Diamine. Prima di accendere la fucina, aspettaci. Possiamo accendere la fucina. Taka dice che cerchi una famiglia. Sono arrivata tardi. I mongoli li avevano catturati al di là del fiume. Quelle persone accolsero mio fratello come apprendista. Allora non li abbandoneremo. Andiamo. Samurai. Dove? Samurai. In verità, i tuoi amici soffrire. Non conosciamo la strada. Dov'è altra vostra gente? Sono fuggiti! Lasciateci, vi prego! Super Hawas Nisi! Grazie. Voi ci avete salvati. Non è ancora finita. Riuscite a raggiungere la fucina? Sì, credo di sì. Statemi tutti vicino. Dove l'hai conosciuto? È una lunga storia. Il modo in cui li ha uccisi non sembrava umano. Forse hai ragione. Una. Grazie agli dei. Accendi la fucina, Taka. Ma i mongoli? Non vorranno distruggerla. Ne approfitteremo per farli tutti fuori. Se non fanno prima fuori noi. Comunque, sarà qui che ci apposteremo. Hey!
Mongoli nella fucina! Dobbiamo fermarli! Ho visto un samurai combattere così. Non è stato niente. Tu non sei solo un samurai. È uno spirito vendicativo. Tornato tra i vivi per massacrare i mongoli. Lo spettro. Ci salverà. Dove ci nascondiamo? Non lo farete. Accendete la fucina e ricominciate a creare le armi di Komatsu. Così resisteremo e salveremo Lord Shimura. Spirito vendicativo. Credo l'abbiano apprezzato.
letto che i samurai seguono la via dell'onore. Questa è una delle molte differenze tra me e te. Allora perché i miei uomini sono stati colpiti alle spalle? Lord Sakai non si abbasserebbe a tali tattiche. La guerra svela chi siamo veramente. E ti ha reso un cane. Sguinzagliato da tuo cugino Kublai per stuprare e depredare a suo comando. Tuo nipote ignora la via del guerriero. Diventerà ciò che tu disprezzi. A meno che non ti unisca alla lotta dell'impero per la pace. Tu non vuoi alleati. Vuoi soldati per deporre lo Shogun. Pensa alla mia offerta. Aiuta tuo nipote a ritrovare l'onore prima che la codardia lo porti troppo lontano. E prima che io ti porti la sua testa. Non posso liberare mio zio finché Taka non finisce il suo lavoro. Vediamo se Yuna ha qualche novità.